Allora, un bellissimo gioco, la donna che vince. La donna di picche, una carta nera e una carta rossa. Maria. Però per fare questo gioco è necessario avere che cosa? Due carte rosse e una carta nera. Quindi due 9. Adesso attenzione Maria, io prendo la donna di picche e la metto qui in mezzo. Quindi abbiamo donna di picche e 9. Vuoi aprire la mano? Metto qui la donna di picche. Ma attenzione perché la donna di picche si è trasformata ed è ritornata qui. Vuoi girare la carta? Allora, vuoi aprire la mano? Vuoi aprire la mano? Adesso invece a te Antonella metto che cosa? Il 9 di cuori. Metto il 9 di cuori. La donna di picche io la giro. Quindi tu hai il 9 di cuori e la donna di picche? Sì. No, la donna di picche è nelle tue mani perché il 9 è venuto qui. In realtà il 9, non, la donna di picche non serve, eh? Perché abbiamo uno e abbiamo due, mentre la donna è qui. Che cosa faccio? Io adesso giro il 9 di picche. La donna è qui? Sì. No, la faccio tornare qui perché la donna è tornata, perché nella mia tasca c'è 9, giusto? Adesso attenzione, io che cosa faccio? Vuoi aprire la mano? Io metto nella tua mano che cosa? La donna di picche. La donna di picche. Mentre il 9 io ce l'ho qui, 2 9. La donna di picche è nelle mani di Antonella? Mm-hmm. Vuoi girare? No. La donna di picche non è mai esistita, sai perché? Perché la donna di picche è qui, nella mia tasca. Qui ho avuto sempre 3 9. Vuoi aprire la mano, Maria? Io metto nella tua mano qui. Che cosa ti ho messo? Qual è? La donna. La donna? Vuoi girare? Ho il 9 che ho messo nella mano. No, è diventato donna. Vuoi aprire la mano un attimo? Perché ti metto anche l'altro 9. Vuoi girare? No, forse una cosa è un po' strana. apri la mano, attenzione, guarda bene la carta. In realtà io non ho mai giocato assolutamente con i 9, ma ho giocato soltanto con le donne di picche. Eccolo qui. Bene. Maria, che c'è? Bene. Ciao ciao! Carissimo Vito, oggi ti voglio presentare un gioco che sicuramente nel tempo tu hai visto ovunque, in ogni dove. In particolar modo, sai dove? No. Nei mercati, addirittura anche in autostrada. Ah, negli autogrill. Negli autogrill, anzi magari vicino ai bagni, la carta che vince e la carta che perde. Sì, è vero. È vero? Anche nelle grosse stazioni, Roma, Milano, mi sembra di averle intravisti questi truffaldini che... Sono quasi... mediamente tutti i napoletani che avendo un intuito e un'intelligenza che va un po' oltre la norma riescono con il loro saper fare e la loro abilità a tirar fuori anche la loro giornata. È un modo di fare, però questa sera voglio mostrarti anche questo, un vecchissimo gioco rimodernato. Io l'ho ribattezzato The Wildcard Street perché in onore anche al gioco di Valarino, la The Wild Card, però un po' versione Street Magic, anche se ora lo svolgiamo qui sul tavolo. Prima abbiamo visto lo stesso effetto svolto con la figlia del nostro carissimo amico Leo sì. In pizzeria, quando stamattina abbiamo cenato e pranzato da lui, l'abbiamo mostrato questo gioco. Adesso te lo voglio mostrare qui dal vivo. Naturalmente per questo gioco che cosa è necessario? Avere la carta che vince e la carta che perde. Se lo facciamo con due carte, naturalmente se io do una mescolata così, tu mi dirai dove si trova la carta vincente, c'è la donna di picche, secondo te? Qui. E naturalmente vinceresti perché è facile al 50%. 50-50 è anche più facile. Invece ora lo voglio rendere più difficile, così come fanno anche i nostri amici vari. Amici naturalmente, fra virgolette. Ho qui due carte rosse e una carta nera.
Cosa facciamo? La carta nera io adesso la metto nel centro. Perfetto. Capovolta. Ed è la carta vincente. Ed è la carta vincente, quindi abbiamo due carte rosse e la carta nera. Adesso per far sì che il pubblico possa controllare bene la carta, io metterò qui sul tavolo la carta nera, quindi la carta che vince. Ed è qui, quindi la carta dirò vincente. Sia te che le persone circostanti, puntate ciò che volete. Beh. Naturalmente uno punterà quello che vuole, ma la carta vincente passa nelle mie mani perché puoi girare la carta. Ma scusa, era qui la donna. Invece questa è la carta perdente. Continua il gioco. Quindi dico, avete controllato tutti, adesso nella tua mano, in questo caso la metterò sul tavolo, metterò la carta perdente. Carta rossa. Quindi tutti punteranno su... La carta vincente e quella nera, la donna. Però se si vede la carta vincente, e naturalmente non va bene. Cosa facciamo? La capovolgiamo. Quindi do a tutti la possibilità di puntare sulla carta vincente. Tutti punteranno su questa carta, ma ancora una volta, magia delle magie, la carta vincente perde, perché la carta vincente l'hai nelle tue mani. Comincia a farsi strano. E perderanno ancora. Già la seconda volta e sono stato beffato. Perderanno naturalmente la loro fortuna. Naturalmente si fanno vedere le carte e naturalmente per questo gioco la donna vincente in realtà non serve. La mettiamo qui nella mia tasca. Eccola qui, nella mia tasca, chiusa. Qui che cosa ho? Le due carte? Le due carte perdenti. Le due carte perdenti. Mentre nella mia tasca ho la... carta vincente e la carta nera. A questo punto che faccio? Giro la carta con la perdente. Mia... Esatto. La appoggio qui sul tavolo. Faccio puntare i soldi qui alla carta perdente? No. Dove punta la gente? Sulla carta vincente. Sulla carta vincente. Che la è carta in tasca. Che è in tasca. La carta vincente è? È la donna con la carta nera. Nera di picche. Esatto. Che cosa succede? Qui abbiamo ancora la carta perdente, mentre nella tasca la carta vincente, la donna. Punteranno tutti sulla mia tasca, ma io basta toccare in questa maniera perché la carta vincente arriva qui. Caro Vito. E comincia a farsi un po'. E la carta perdente qui nella oh tasca. Signor. Il gioco è veramente straordinario. Meraviglioso, meraviglioso. Che cosa facciamo adesso? La carta? Questa è la carta perdente, la carta rossa. Ora ti do l'ultima possibilità. Metto nella tua mano la carta vincente, quella nera. Mentre qui nella mia mano hai le due carte perdenti, carte rosse. Tutti punteranno sulla carta vincente, la donna di Puoi puntare tutta la tua fortuna? Tutta la mia fortuna no, ma direi che un buon centone, un 100 euro ce lo metterebbero tranquillo questa volta. Vuoi girare la carta? Non mi dire che questa volta mi hai beffato nuovamente. Oh signore, la donna dov'è? In realtà, cari amici, la donna non è mai esistita fra le carte sul tavolo perché la donna l'ho avuta sempre nella mia tasca. Bene, a questo punto direte... sei riuscito con una tua manipolazione a fare il tuo gioco. Allora, questa volta io... tolgo la donna, la metti via. E lascio naturalmente il 9. La donna è sempre nella mia tasca, sì. Tutti punteranno ancora nella mia tasca, vuoi girare la carta perdente, invece diventa la carta vincente. Prendiamo l'altro 9, lo appoggio qui sul tavolo, vuoi girare la carta perdente e diventa vincente anche questa, ma anche l'ultimo 9, vuoi girarlo ed è la carta vincente. Naturalmente per questo gioco, caro Vito, non ho mai avuto carte perdenti ma vincenti, come è la magia e come è la nostra amicizia. Ciao Vito. Grazie Dario. Con questo avete capito com'è facile truffare la gente. E naturalmente questo gioco è dedicato a tutti voi. Ciao. Ciao ciao.